Fare conti con l'ambiente, 2014, siamo nella fase finale del backcamp, che invece è iniziato in una maniera direi ancora più spiazzante, così anticonformista, la vera non conferenza. Con Lucia Navone qui, ecco, sentiamo anche da lei così un'impressione su questa mattinata un po' particolare. Beh, allora sicuramente stamattina abbiamo fatto secondo me un ottimo ripasso con Marco Frattotti, perché lui rimane per tanti di noi la memoria storica di una, non direi neanche dell'ambientalismo, quanto proprio diciamo della conoscenza e dell'informazione sui temi ambientali. Quindi sicuramente una mattinata interessante, ricca e soprattutto, ripeto, di aggiornamento. Oggi pomeriggio siamo già oltre, siamo già praticamente a come tutelarci per poter informare, che è un tema assolutamente in questo momento diciamo di grande attualità, ma soprattutto però un tema di difficile risoluzione. Io ringrazio sempre Gian Maria, perché comunque loro rimangono, e soprattutto l'evento, perché rimangono un po' un collettore. Senti, questo campo, questo gruppo, questo incontro tra giornalisti ha favorito in qualche modo anche la nascita di FIMA, no? Qui rappresentata da Marco e non solo, insomma, da tante persone, da tanti colleghi. Ecco, ma oltre a FIMA vogliamo lanciare, tu dicevi, un messaggio, un invito? Ma allora, secondo me, ripeto, a parte l'occasione piacevole di rivedere magari colleghi che non vedi mai, che uno sta a Roma, l'altro sta di qua, l'altro sta di là, sicuramente c'è, almeno da parte mia, ma credo anche da parte degli altri colleghi rispetto alla discussione che stanno tenendo adesso in sala, l'esigenza anche, come dire, di monitorare le difficoltà di chi si occupa di questi temi. Quindi banalmente dal blogger al freelance a chi diciamo è un divulgatore, non solo scientifico ma anche proprio diciamo più sulla cronaca, c'è la necessità di fare rete, perché quello che è importante per noi è poter informare in modo trasparente e soprattutto attraverso la rete, attraverso il gruppo, cosa che potrebbe ad esempio fare i conti con l'ambiente, cercando di tenere un attimino le fila di tutta questa cosa, avere una sorta di scambio anche con altri, onde evitare, come si diceva ora, che chi vuole fare informazione ambientale si prenda il grosso della partita e chi come noi invece magari da anni si occupa di questi temi si trovi un po' in difficoltà. Quindi l'appello che io lancio è proprio quello di cercare di aprire non l'osservatorio, perché non è la parola corretta, ma sicuramente una sorta diciamo di certo, connessione anche certo, su quelli che potrebbero essere i problemi di certo, chi si occupa di comunicazione ambientale oggi, dato che per voi la comunicazione ambientale è strategica, certo, dovremmo anche davvero iniziare ad affrontarla dall'altro punto di vista, secondo me, e questa è l'occasione buona per farlo, credo. Grazie. Anche perché ogni anno ci ritroviamo qua, certo. Grazie a Lucia Navone. Grazie a voi. Grazie. Thank you.